Ciao a tutti ragazzi, ciao, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Voglio il copyright su Ibra trequartista. Allora, chi mi segue sia qua che sul canale Viola, tra l'altro ricordo a tutti che oggi torniamo in diretta sul canale Viola dalle ore 17 alle ore 18:30, io, Mauro Suma, Luca Serafini, e oggi sono un sacco di ospiti ragazzi. Venite a vederci in diretta sul canale Viola dalle 17 alle 18:30, che vi piacerà un sacco ragazzi, fidatevi, perché oggi parliamo di Milan, parliamo di arbitri, parliamo di formazione, parliamo di un po' di cosine che vi piaceranno un sacco. Ma voglio il copyright, perché già in diretta sul canale Viola, e io addirittura lo chiesi al nostro Mister Pioli in una conferenza stampa, l'idea di mettere Ibra come trequartista dietro all'unica punta che poteva essere o Giroud, o chi arriverà o chi ci sarà come prima punta. Proposta che è stata ribadita anche dall'amico Carlo Pellegatti in un suo video, e vedo che questa mattina ne parla anche la Gazzetta dello Sport. Amici della Gazzetta, dovevate scrivere come già proposto da Lorenzo Lollo questo. sto scherzando. Allora, come riportato alla Gazzetta dello Sport in edicola, Pioli sta pensando di schierare Ibra e Giroud insieme in vista di Milan-Juve. E poi chi ti rimane? Non lo so, vediamo. Due le soluzioni: o un 4-2-4 con i due al centro dell'attacco e Saele a destra e Leao a sinistra, oppure un 4-3-1-2, e quindi al posto di Diaz, dietro al francese Oliviero Bombervero, giocare con Ibra, quello che poi ventilavo io, come vi stavo dicendo, qualche video fa. I due, quando hanno giocato insieme, si sono cercati, ma l'intesa non è decollata completamente. Allora, innanzitutto, si è un po' troppo gettata la croce addosso a Ibra per alcune prestazioni che ha fatto. Ne parlavamo l'altro giorno in una diretta, eravamo io e Mauro Suma, e dicevamo anche questa cosa, ragazzi, che però se vi ricordate, anche l'Ibrahimovic versione 1.0, quindi la prima versione di Ibra al Milan, anche lì succedeva, cioè quando Ibra era giovane, non adesso che è vecchio come me perché ha 40 anni, ma anche allora, quando Ibra era molto più giovane, faceva delle parti di stagione, faceva delle partite, diciamo, fisicamente non troppo brillanti, in cui non c'era. Non era presente nelle manovre del Milan. Ecco, in alcune partite, anche quest'anno del Milan, è successa la stessa identica cosa. Quindi può succedere, ragazzi. Ibra ha sempre vissuto un po' dei periodi un po' così. Quindi volevo dire questa cosa, che comunque vada, non ci sto a leggere chi tira troppo la croce addosso a Ibra. L'ho detto anch'io. Io nel video sfogo post partita contro lo Spezia, che non aveva giocato una partita brillante, però tirare addosso la croce a lui, ragazzi, comunque parliamo di un giocatore che adesso è il capocannoniere del campionato, 8 gol mi sembra che ha fatto, cioè stiamo parlando di comunque un giocatore che comunque vada, sta tirando la carretta, che quando c'è bisogno di lui comunque c'è stato, non nella partita contro lo Spezia, però in generale c'è stato. Quindi non lo so, ragazzi, io privarmi di supremacy così, non lo so, sono sempre combattuto, ragazzi, dipende sempre. Allora, parliamoci chiaro, guardiamoci nelle palle degli occhi, diciamoci la verità, dipende chi arriva. Cioè, se va via, se dovesse Ibra non rinnovare il contratto, secondo me rinnova, ve lo dico già adesso, oggi, 20 gennaio 2022, secondo me Ibra rinnova, è una mia idea, ragazzi, non so assolutamente niente, è semplicemente una mia idea. Ma se non dovesse rinnovare, ragazzi, è ovvio che dipende chi arriva come alternativa. Cioè, io mi privo di... Perché sennò fai la fine della Juve, no? Ah, tutta colpa di Cristiano Ronaldo. Questo dicevamo anche l'altra volta in diretta. Tutta colpa di Cristiano Ronaldo. Ma poi Cristiano Ronaldo va via e tu ti trovi con una Juve che fa un decimo dei gol che ha fatto l'anno scorso. O l'anno precedente, o gli anni precedenti con CR7. Ecco, con Ibra non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione. Cioè, è giusto tenere Ibra adesso perché sta facendo il gol, mi privo di Ibra solo ed esclusivamente se vado a prendere qualcuno che i gol li fa, perché sennò poi dopo mi ritrovo un po' spuntato. E siccome ho giocato partite importanti l'anno scorso, mi viene in mente contro il Manchester, il ritorno in casa con Castiglieco punta, lontano da... senza nulla era togliere a Casti, che tra l'altro sembrava vicino alla Samp, invece adesso pare che sia stata solo una montatura dei giornalisti, non lo so, così si legge online.
E quindi ragazzi, vorrei evitare di trovarmi senza punta, non voglio più essere spuntato. Quindi sì, Ibra li rinnovo. No, Ibra non li rinnovo, ma deve esserci una valida alternativa. Questo è il mio pensiero su Ibra. Ragazzi, come da titolo, rimanete qua perché dopo la sigla guardiamo, è in arrivo una vera e propria bomba a mano, una super mega novità per quanto riguarda la Serie A. State qua con me perché è importante. Prima di andare avanti, ragazzi, pollice in su questo video. Grazie di cuore a tutte le persone che, come sempre, lasciano like ai video del vostro amico Lolo, che ogni giorno è qua a tenervi compagnia. Ma soprattutto grazie alle persone che continuano a iscriversi al canale. Grazie di cuore a tutti. Andiamo in sigla. 1, 2, 3, sigletta. Una vera bomba a mano. Allora, partiamo. Attenzione, vi leggo le parole che arrivano direttamente da Gravina. Occhio. Sul futuro della Serie A. Le plusvalenze. Prima parla delle plusvalenze, poi parla delle riforme. Partiamo dalle plusvalenze. Le plusvalenze fanno parte della vita dell'impresa. Di ogni tipo di impresa, ovviamente. Vanno perseguite quelle truffaldine. Aspettiamo che la magistratura chiarisca, ma non facciamo di tutta un'erba un fascio. Poi stiamo studiando se eliminare le plusvalenze dagli indicatori di bilancio per autorizzare nuovi investimenti sportivi. La soluzione è un'altra. Scindere, occhio perché questa è la parte più importante, scindere le plusvalenze reali con movimenti di finanza, quindi distinguere. Le plusvalenze reali con movimenti di finanza dagli scambi di figurine a costo zero. Alleluia, 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 sono 5 anni che lo dico. E poi ridurre l'impatto sui bilanci. Bisogna differenziare le plusvalenze fittizie dalle plusvalenze che muovono soldi. Cioè, se tu scambi Giovanni con Giuseppe, te lo scambi a 0-0, hai fatto 2 plusvalenze monstre. Non fatemi nominare i club, non fatemi nominare le operazioni di mercato. Hai mosso soldi da una parte, soldi dall'altra. Scusate, hai mosso bilanci da una parte, hai mosso bilanci dall'altra, hai fatto plusvalenza monstre da una parte, monstre dall'altra. Ma in realtà di soldi si sono mossi? No, zero, perché tu hai scambiato un giocatore a più 40 milioni, Pjanic Arthur, hai mosso un giocatore più 60 milioni da una parte, più 60 milioni dall'altra, pura plusvalenza, ma in realtà hai mosso 0 euro. Ed è quello che sta dicendo Gravina. Bravo, è proprio quello che noi diciamo da tanti anni, distinguere le plusvalenze reali come in ogni qualsiasi... In ogni qualsiasi bilancio di un'azienda, distinguere queste da distinguere le plusvalenze truffaldine. Ma non è solo l'unica novità, attenzione. Riforme, dice Gravina. Aspetto che si compongano i nuovi organi della Lega dilettanti e poi si parte con le riforme. Entro il 30 giugno abbiamo già deciso che si cambia. I playoff li chiedono. È arrivato il momento di provare. Negli anni 90 nessuno credeva ai 3 punti per la vittoria e invece è stato un successo. Occhio, i playoff in Lega Pro e Serie B sono una garanzia di visibilità e successo. Sarebbe un errore non testarli in Serie A, salvaguardando comunque il valore del merito sportivo raggiunto in classifica. Occhio, allora... Che cosa sta dicendo Gravina? Gravina sta dicendo che siccome i playoff sono stati molto importanti per rilanciare la Lega Pro alla Serie B, vorrebbe riportarli anche in Serie A. Capiamo cosa vorrebbe dire avere dei playoff di Serie A. Vuol dire che a conti fatti, ve la metto giù brutta ma ci capiamo, a conti fatti arrivare primo ai playoff o arrivare ottavo non cambierebbe niente, se non il fatto che il primo incontra l'ottava, il secondo incontra la sesta, sapete che c'è tutto l'incrocio di quelle più forti che incontrano quelle più deboli arrivato all'ottava. Quindi da una parte è vero che tu andresti ad aumentare esponenzialmente quella che è l'imprevedibilità del tuo campionato, andresti ad aumentare incredibilmente quella che è la spettacolarizzazione della Serie A, ma dall'altra parte correresti il rischio che squadre che durante l'anno sono arrivate ottave infilano 3 risultati giusti a giugno, a maggio, infilano 3 risultati corretti perché in quella settimana, in quei 20 giorni lì hanno il suo attaccante che è particolarmente ispirato e magari va in Champions League il Torino.
Cioè, capito, ragazzi? Cioè, è questo quello che sto dicendo. Cioè, che è vero che da una parte tu hai sicuramente più spettacolo, è sicuramente tutto molto più bello, molto più intrattieni, molto di più. Cioè, molto. Dall'altra parte, però, andresti un po' a delegittimare le squadre come magari il Milan o l'Inter o altre squadre che hanno fatto magari una stagione incredibile. Si trovano magari il primo e il secondo, si trovano con 30 punti rispetto all'ottava e poi ti vai a giocare i playoff con l'ottava. Non lo so, ragazzi. Bello da una parte, bello, intrigante, sicuramente coinvolgente da una parte. Dall'altra mi sembra un po' una delegittimare. Oh, raga, quando queste parole qua faccio fatica a dirle. Delegittimizzazione del merito sportivo. Non lo so, ragazzi. Questa è la mia idea. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Raga, vi saluto. Vi ricordo oggi dalle ore 17 alle ore 18.30, canale Viola. Io, Mauro Suma, Luca Serafini, canale Viola ufficiale della AC Milan. Ci vediamo lì tutti per parlare delle ultime partite, degli arbitri, insomma, di calciomercato. Parliamo di un po' di cose. Un saluto a tutti, raga. Forza Milan e vado via il Clinter. Ciao!